La furia delle mareggiate in questo tratto di costa un anno fa aveva portato via tutto, devastato le strutture balneari, divelto i gabbiotti e il mare, ingoiato metri e metri di spiaggia e una volta ritiratosi lasciato solo desolazione e sconforto nei bagnini che ogni volta hanno dovuto ricominciare da capo. Le scogliere artificiali, l'unica difesa che l'uomo ha predisposto, aveva bisogno di un'operazione di rafforzamento che gli operatori del luogo attendevano da tempo. Ora, da venerdì scorso, tutto questo è realtà, con grande soddisfazione dei bagnini. Un pontone sta operando nelle quattro scogliere di Gimarra. Come operatori di questo tratto di spiaggia siete contenti? Certo, noi siamo molto contenti, chiaramente quest'opera non è sufficiente a tutelare la costa, però insomma cerchiamo di andare avanti, cerchiamo di procedere anche con nuovi progetti. Affrontate la prossima stagione con un po' più di serenità? Certo, saremo molto più tranquilli, speriamo che la stagione vada bene e non ci siano altre mareggiate. Ringraziamo ovviamente il sindaco e tutti i tecnici comunali, gli assessori, tutto il comune che ci hanno aiutato molto in questa situazione. Operatori contenti, ma un segnale chiaro di intervento dell'amministrazione. Sì, anche l'amministrazione è contenta perché abbiamo utilizzato 108.000 euro che erano fondi regionali che abbiamo destinato a questa zona, alla Gimarra, per il salpamento e per potenziare, diciamo, rafforzare le scogliere esistenti con diverse tonnellate di massi che vengono dalla Croazia. Un lavoro molto atteso, importante, quindi, anche se relativamente piccolo rispetto a quello che ci sarebbe da fare, ma sicuramente è significativo perché per questa zona di spiaggia che andiamo a sistemare in maniera definitiva. I massi, 2.500 tonnellate, arrivano dalla Croazia, mentre altri 6.000 saranno recuperati da quelli caduti in mare per la mareggiata. A vincere il bando di gara un'azienda di Chioggia. È una ditta già che noi conosciamo perché ha già lavorato per noi in altri interventi di dragaggio, quindi è una ditta valida, ci siamo sempre trovati bene, per cui siamo sicuri che farà un buon lavoro. Fra l'altro è del mestiere, fa esclusivamente opere marittime, per cui siamo caduti bene. E il 5 febbraio dell'anno scorso qui è stato veramente un disastro. Questo tratto della costa insieme a tantissimi altri sono stati flagellati dalla mareggiata e i danni erano evidenti. Ora, da venerdì scorso, all'opera il pontone per il riposizionamento dei massi che darà un po' più di serenità agli operatori turistici per la prossima stagione. Il prossimo step è Sassonia.